Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Venerdì scorso doveva essere la volta della promo dell'anno, World Cup Phenoms, che erano almeno sulla carta clamorosi, ma in realtà tra qualche promessa mantenuta e qualcun'altra disattesa, secondo me è stata un po' un fallimento, non sono state rispettate le aspettative che aveva la community verso quei giocatori. Ma oggi possiamo rifarci, perché escono i Team of the Tournament, ovvero i giocatori migliori dell'edizione del Mondiale in Qatar, e chiaramente tra questi ci sono un sacco di giocatori interessanti. In più è stata rilasciata anche una SBC di Cristiano Ronaldo molto molto interessante che andiamo a vedere insieme. Chiaramente se parliamo di Team of the Tournament e quindi di giocatori che hanno scritto la storia di questo mondiale, non possiamo che partire da Leo Messi. La pulce argentina pronta a giocarsi la finale domenica contro la Francia trova questa versione che in realtà rispetto alla carta Champions però riceve solamente un misero più uno in velocità, in tiro e in fisico. Rimane 4-4, cambiano quelli che sono i ruoli che può ricoprire, perché va a ricoprire il ruolo di AT e di ATT, per cui non è possibile schierarlo sull'esterno e per ibridare un po' un casino. Rimane un solito giocatore di assoluto rispetto, onestamente rispetto alle altre versioni l'al 94 anche corricchiava, quindi questo ve lo potete anche provare a giocare sull'esterno, anche se secondo me il suo ruolo ideale rimane al centro da trequartista oppure anche a 3 con un 4-3-2-1. Ovviamente a fargli compagnia troviamo Kylian Mbappé, versione 94, che rispetto alla versione 93 anche qui prende dei più 1 in velocità, tiro, fisico, dribbling, difesa e un più 2 in fisico. Rimane 5 skill, 4 piede debole, quindi non abbiamo il 5 di piede debole. Cambiano anche in questo caso i ruoli, perché questo Mbappé non può fare la punta. Difatti è esterno sinistro, attaccante sinistro, a esterno destro e trequartista, quindi anche qui per ibridare abbiamo una serie di soluzioni alternative. Chiaramente è un giocatore che andrà a costare tantissimo, un preludio probabilmente a quello che sarà il Toti, già tante versioni speciali di Mbappé di assoluto rispetto chiaramente. Enrico Cane, con tutto il bene che gli posso volere, 3 di skill, 5 di piede debole, rispetto alla versione 89 base praticamente si becca un più un 16 di velocità, 2 di tiro, 3 passaggio, 3 dribbling, 1 di difesa e 3 di fisico. Un giocatore che secondo me fa un po' di fatica, chiaramente nonostante essendo lengthy, perché non è che abbia questa grandissima velocità e sappiamo che i lengthy ormai non sono più l'unica risposta all'interno del gioco. Mentre molto interessante, sempre in casa Inghilterra, troviamo Pippo Foden, che è 4-4 in questa sua versione 90, rispetto alla carta 89 se becca più 2 di velocità, più 2 di tiro, 1 di passaggio, 1 di dribbling, 1 di difesa e 2 di fisico. Può ricoprire il ruolo di esterno destro, attaccante destro, AT e esterno sinistro, quindi anche in questo caso molto versatile per poterlo ibridare. Perfetto per me in un centrocampo a 3, potete pensare magari anche di piazzarlo esterno in maniera un po' forzata, difatti anche degli ottimi passaggi oltre che un'ottima agilità. Ovviamente cambiandogli lo stile d'intesa diventa automaticamente explosive. Lui consigliato, da vedere il prezzo perché non credo che lo regaleranno. Così come non credo che regaleranno affatto questa versione di Theo Hernandez 89, terzino sinistro o Ada. Rispetto alla carta out of position prendiamo un più 1 di velocità, un più 17 di difesa, un più 2 di fisico e chiaramente perdiamo tanto di tiro, ma non ci importa. E un 3-3 di 1,84 m, chiaramente questo al momento si candida uno dei migliori ad essere uno dei migliori terzini sinistri presenti sul gioco, in quanto è velocissimo, un body type della Madonna, è aggressivo, ha anche un discreto passaggio corto, una buona agilità, un rendimento alto alto che lo rende perfetto, per cui Theo, se lo riuscite a piazzare, per me se la gioca come miglior terzino sinistro del gioco. Un peccato questa carta invece di Thiago Silva, perché è vero che è lengthy, però ha comunque 82 di velocità scatto di 1,83 m, per cui non è che lo sfrutta più di tanto, non ha preso questi grandissimi upgrade, è vero il più 28 di velocità che comunque non lo porta nell'elite, secondo me, dei difensori presenti in questo momento, più 3 difesa, più 7 fisico, è il classico giocatore del vorrei ma non posso, che si avvicina all'essere utilizzabile, ma secondo me non lo è. Diogo Dalot, abbastanza inspiegabile perché non è che abbia fatto grandi cose questo Dalot al mondiale, se becca più 4 velocità, 5 tiro, 5 passaggio, 4 dribbling, 4 difesa, 4 fisico, questo rimane controlled, quindi non gli si può cambiare la corsa, peccato, è un 3 skill, 4 piede debole, rapido, un buon passaggio corto, agile, ottima l'aggressività e la forza, lodevoli per un terzino, nonché anche la difesa. Questo, magari, se dovete dare un link a Cristiano Ronaldo, potrebbe anche tornare comodo, quindi non lo boccerei così su due piedi. Una chance gliela diamo.
Cody Gakpo, ennesima carta speciale anche per il buon Gakpo, perché ne sono uscite già tante tra Pot, Mif, eccetera. Purtroppo anche questa non può diventare lengthy, è un 4-4, rispetto all'87 prende degli upgrade che non sono neanche così ampi. È molto rapido, ha un buon tiro, un buon passaggio, l'agilità che alla fine non è chissà quale, 87 come dice la carta, perché è 1,89 m con 85 di forza, body type high get average plus, quindi bello potente, possente, per cui palla al piede non è un fenomeno, però se lo dovete piazzare a correre magari vi torna comodo. Certo, difficile da ibridare in quanto olandese del PSV. Veniamo a Dumfries, terzino destro. Può fare anche l'esterno destro e l'ada, ovviamente. Rispetto alla carta 85 si becca upgrade un po' dovunque, chiaramente andando a essere uno dei terzini più utilizzabili in Serie A insieme a quel quadrato se ve lo siete sbloccato, e potrebbe anche essere tranquillamente giocato da DC qualora lo vogliate andare a spostare. Questo diventa anche lengthy con tutti gli stili d'intesa principali per un giocatore di questo tipo, quindi io vi consiglio ancora lui promosso, perché come vedete già il prezzo è basso, ve lo tirano dietro. Carta spaziale invece, questa di Ivan fucking Perisic, il cui prezzo ancora una volta è abbastanza basso. Può fare l'esterno sinistro, la S e il terzino, ovvero l'ada, in una difesa 5, quindi magari partendo per ibridare. 4 skill, 5 piede debole, rispetto alla versione 86 si becca più 3 di velocità, 2 di tiro, 1 di passaggio, 1 dribbling, 1 difesa e 1 fisico. Quindi considerevole l'upgrade per quanto riguarda la velocità. Però per il resto la carta rimane abbastanza uguale, super valida in particolar modo in un centrocampo a 3, perché vi fa la differenza entrambe le fasi, top. Primo portiere speciale, se la memoria non mi inganna, presente in una promo, che è Bounou del Marocco. Onestamente questo, più che provarlo, non so che dirvi, perché così, visto su due piedi, sapete i portieri come sono. Carta molto carina invece quella di Josko mascherato Guardiol dell'Ipsia, quindi vi dà la possibilità di poter linkare magari in Kunku, Bellingham, eccetera, anche Davis. Vi sblocca tutta una serie di intese interessanti. Chiaramente anche per lui il discorso è sempre il solito, perché diventa facilmente lengthy con Ancora, con Ombra, e gli mettiamo Ombra. È veloce, ottimi passaggi, una buona agilità, aggressivo, forte, stats di difesa top, in particolare l'intercetto e la mentalità. Quindi lui, considerando anche che 1,85 m, body type high average, può sicuramente fare la sua sporca figura all'interno dei nostri team. Cosa che secondo me, con tutto il bene che posso volere invece a mio gemello McAllister, perché qualcuno ha notato una certa somiglianza, non posso dire, perché 1,76, 4,3 con a centrocampo veramente tantissime alternative, nonostante più 10 che abbia preso praticamente in tutte quante le statistiche. Magari qualora lo troviate non scambiabile un try lo potete dare, però sinceramente non mi sento di consigliarvelo. Così come non mi sento di consigliarvi questo Gavi, perché il giocatore del Barcellona si prende degli upgrade significativi, dei più 8 praticamente in tutte le statistiche, ma per me rimane di gran lunga inferiore a Pedri, che 5 skill, 4 piede debole e costa 2 lire, quindi purtroppo anche lui il classico vorrei ma non posso. Veniamo poi a Guerreiro, il terzino sinistro del Portogallo, anche lui che non so cosa bene abbia fatto se non linkare la SBC di Cristiano Ronaldo uscita da poco. Per carità di Dio, anche lui torna molto interessante per linkare magari Bellingham, visto che gli upgrade sono consistenti, soprattutto l'11 in velocità, il 18 in fisico, il 7 in difesa e il 5 in passaggio spiccano. Però è un 4 skill, 3 piede debole, insomma dovete avere la squadra costruita in una certa maniera per poterlo piazzare. Diventa explosive con Ancora, quindi con la con maggior parte degli stili d'intesa che si dà un terzino, abbastanza rivedibile, però per le intese magari lo potete anche mettere, perché è 1,70 m, quindi pecca un po' in fisicità nei recuperi difensivi. Ma veniamo al momento tanto atteso, perché questo Bicho flashback a me gasa, però ha due problemi, ovvero il primo che ha dei passaggi marci totali, 77 di corto e 72 di lungo per un esterno, male. Non cambia la corsa, questo rimane controlled, perché gli hanno boostato tanto l'agilità e ridotto la forza. 5 skill, 4 piede debole, su questo invece rimaniamo canonici, sempre le classiche statistiche di Ronaldo. Può fare l'esterno destro e la punta, quindi bene o male un po' tutti i ruoli offensivi. Poi costa un po' tanto, onesto, 500k per questa carta qua, che celebra il debutto di Ronaldo ai mondiali. Onestamente un po' mi fanno storcere il naso, però
onesto, è una carta un po' iconica, che diciamo potrebbe essere anche una delle ultime carte speciali che prende Ronaldo. Diciamo che se siete un po' fan, se lo volete provare, qualche gioia per me potrebbe anche darla, però questo prezzo così elevato, onestamente, per un 87, mi fa calare tanto la valutazione che avevo su di lui. Poi, anche il fatto che è del Portogallo, ripeto, perché al momento Ronaldo è senza club, lo rende abbastanza difficile da linkare, come vi dicevo. Poi sono usciti questi due showdown della finale, ovvero Angelito Correa e Dayot Upamecano, e sinceramente tra i due non mi soffermo neanche su Correa e vado direttamente su Upamecano, il cui prezzo è abbastanza onesto, 200k, qualora dovesse prendere un più 2 diventa 88, molto interessante, visto che anche lui è della Bundes, vi permette di poter linkare diversi giocatori che magari sono difficili da linkare, e rispetto alla versione 81 abbiamo già degli upgrade significativi, in particolar modo il più 2 di velocità, il più 6 di difesa e il più 6 di fisico, quindi molto molto bene questo difensore, 1,86 lengthy. Se proprio volete sbloccare uno dei due, io vi consiglio Upamecano, anche per non rimpiangerlo in futuro, soprattutto per il discorso intesa. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quali giocatori volete provare e soprattutto se volete vedere all'opera Cristiano Ronaldo flashback, perché potrei sacrificarmi e sbloccarlo sul mio account. In descrizione vi ricordo tutti i link e la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, non sono Riberoschi. Ciao!